Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questo video faremo un bel po' di eventi molto interessanti e succosi. Allora, come al solito vi ricordo prima di tutto di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi degli eventi che andremo ad affrontare e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici che potrebbero essere interessati ad un videogioco di Pokémon di questo tipo. Detto ciò, quindi iniziamo subito. Siamo a Spiraria, vi ricordo, nello scorso episodio siamo arrivati a Spiraria, abbiamo preso l'ultima medaglia sconfiggendo Roxy o Velia, che dir si voglia. A Zondopoli, ed ora siamo qui a Spiraglia perché siamo stati invitati da niente poco di meno che Camilla, la campionessa di Sinnoh. Quindi a questo punto abbiamo già esplorato Spiraglia, mancava solo appunto la villa di Camilla e la Junior League a cui dovremo partecipare. Detto ciò, quindi dovrebbe esserci uno strumento qualche parte nascosto qui nei cespugli. Vediamo un po' se lo troviamo. Dovrebbe essere un bello strumentone, bello ciccioso. Vediamo se è qui. Eccolo qua. Big Nugget. Quindi prendetelo se volete. Ed eccoci nella villa di Camilla con questa musica. Salve Camilla. Ce l'hai fatta, Glacial. Il tuo amico, o la meglio, la tua amica, ti sta aspettando nella stanza sul retro. Andiamo a vedere un po' chi ci ha chiamato. E guardate lì chi c'è. C'è Lucinda. Pronti ad un bel rematch contro Lucinda? Allora, Lucinda con che Pokémon iniziava? Potrebbe iniziare con Piplup? Ma andiamo di Vanni, perché lei potrebbe iniziare con Piplup. Salve, tu sei qualcuno che mi curi Pokémon, giusto? Sì. E salve Lucinda. Glacial, è così bello rivederti. Sto viaggiando, ho viaggiato attraverso Johto e ho deciso di fare una visita ad Unima per un po' di tempo, di visitare Unima per un po' di tempo. Sto anche entrando nella Junior Cup, che si terrà proprio qui, la Pokémon World Tournament Junior Cup. Facciamo un round di pratica per riscaldarci, eh? Dai, è come ai vecchi tempi, Lucinda, fatti arare e via. Ok, lei inizia proprio con Piplup. Tra l'altro livello 48, i livelli di questi Pokémon sono belli alti, eh? Andiamo di Leaf Blade, dovrebbe essere super efficace one shottare questo povero Piplup. Ok, poi manda Aquilava. Contro Aquilava io manderei Oshawott. Ah, va come Aquilava. Allora, andiamo di Surf. Fuoco, Rotafuoco non dovrebbe farci nulla e Surf dovrebbe fargli parecchio male, per poi finirlo con Acqua Getto. Perfetto, bella di Oshawott. Pachirisu. Contro Pachirisu invece manderei Crocodile. Eccolo qua. Mister Crocodile Dundee. Fiero. Intanto lo intimidiamo un po' e poi gli facciamo un Earthquake sotto il muso. Via. Disintegrato pure Pachirisu. Ed ora tocca a Mamoswine. Ecco, Mamoswine può essere un bel problemone perché è bello forte come Pokémon, però noi abbiamo Pignit. Che dovrebbe svolgere il suo compito, insomma, tirandogli un bel Flamethrower. Ice Shard che giroscheggia, fortunatamente non ci fa nulla. Mentre la difesa speciale di Mamoswine non è proprio il massimo. Attenzione, Lucinda va di strategia, manda Buneri. Solamente per essere sciolto, anzi, distrutto. Manda Buneri per fare Ice Beam, ok? Non si sa bene per quale motivo, potevi farlo con Mamoswine. Ice Beam mi avresti tolto molto di più. Togekiss, tipo volante. Anzi, normale volante mi sembra, quindi manderei Pikachu. Facciamo combattere anche un po' il nostro Pikachu. Ormai siamo a fine regione, quindi possiamo tranquillamente usare anche Pikachu, non c'è problema. Andiamo di tuono pugno. Tac. E Mamoswine di nuovo. Facciamo finire il lavoro a Pignite, che lo aveva iniziato. E andiamo di lanciafiamme. Ancora geloscheggia. Ecco fatto. E abbiamo sconfitto Lucinda. Con Pignite che si fa anche il livello 45. Sempre forte come sempre. Eh sì, forte come sempre. Anche con dei Pokémon nuovi ti ho arata. I hope we meet up when it starts. Spero che ci incontreremo quando inizierà la Pokémon Tournament, ovviamente. La Junior Cup. Sarebbe un scontro epico, beh, non proprio. Intanto curiamoci Pokémon qui così risparmiamo tempo nel
nel centro Pokémon, salve. Il torneo dovrebbe iniziare a breve e questo ci indica appunto che dobbiamo andare al torneo. Quindi andiamo a questa Junior Cup a cui siamo stati invitati a partecipare. Lui è un allenatore che abbiamo già sconfitto nello scorso episodio, che aveva qualcosa da dire su Meloetta. Quella è la tipa indemoniata, non fateci caso. Passate oltre. E qui abbiamo un box PC se vi serve, se volete usarlo in qualche modo. Ma noi ci iscriviamo alla Pokémon World Junior Cup, World Tournament Junior Cup. Vorreste entrare? Il premio di quest'anno è combattere con il campione Alder. Perfetto. Si combatte con il campione, vai. Le regole sono semplici, tutto sono semplici. Tutto quello che devi fare per arrivare dall'altra parte della stanza, affrontando gli allenatori, come al solito. Vai, si inizia. Maris. Rimane capo Karablast. Ah, noi abbiamo ancora Livanni davanti, ok. Andiamo di Slash contro Karablast. E altro Slash. Abbiamo già battuto un allenatore. Poi direi di mandare davanti qualcun altro, tipo Oshawott. Che deve farsi un livellino. Andiamo. E tra l'altro lì vediamo sia Iris che Trip. Dovremmo battere entrambi. Reuniclus, attenzione, molto carino come Pokémon. È anche però un po' difficile da affrontare per il nostro Oshawott. Manderei in campo Crocodile. O ancora meglio, Ivan ne avrei potuto mandare effettivamente. Beh, meglio che abbiamo mandato Croporok. Fall Play. Skill Swap, ok. Abbiamo scambiato la nostra abilità. E me l'ha fatta. Va bene. Mi ha messo prepotenza pur non entrando in campo. Non sapevo di questa interazione. E abbiamo battuto anche Geraldo. Top Geraldo. Andiamo a sfidare Iris, che sicuramente avrà un Pokémon tipo Drago. Axew, forse. So you made it this far, Glacial. Quindi sei arrivato così lontano, Glacial. Non pensare che perderò contro un ragazzino come te. Niente, questa ce l'ho su quel ragazzino, eh. Ci sono i ragazzi più giovani a lei, evidentemente. Allora, Ice Beam. Thunder Punch. Oshawott regge un Thunder Punch di Dragonite. Complimenti, Oshawott, meriti di prendere esperienza e non morire. Mandiamo Pikachu. Complimenti ad Oshawott per aver retto un tuono-pugno di Dragonite. E godo che sia pure paralizzato. No, finiamo questa battaglia con Thunder Punch. Ecco fatto. Come è potuto succedere? È che sei scarsa, Iris. E in più, citti, perché Dragonite al 40 non è possibile averlo. Quindi sei pure una cittona. Ok, andiamo contro Trip. Trip avrà molto probabilmente Serperior, credo a questo punto, quindi gli manderei contro Livanni, così si fa un bel livellino. Vai. You're the one that made it this far. Let's see if you can even keep up. Ok, sei quello che è arrivato così lontano? Beh, vediamo se puoi tenermi testa. Ma nel campo Serperior, bellissimo Serperior. L'ultimo stadio per me è il migliore. Sia per quanto riguarda gli stadi evolutivi di Snivy, sia per quanto riguarda tutti e tre gli starter. Serperior per me è il più bello. Molto, molto figo. Di Unima sto parlando, gli starter di Unima. È finita. Non abbiamo bisogno di parlare, di parlarci di nuovo. Giustamente incazzatissimo. Allora, contro Nardo che accusava Buffalante, ha usato l'ultima volta. Proviamo a mettere davanti Pinite, vediamo come va. Salve Nardo. Oh, è finita. Non sono proprio non ho proprio molta voglia di combattere. Ma perché non prendi questo quindi? Ci dà niente, la metti bullo e se ne va. Niente, abbiamo quindi completato anche la Pokémon World Tournament Junior Cup. Ed ora però abbiamo il Team Rocket che... Where is it? The Pokémon should be around here somewhere. Il Team Rocket che ha conquistato la città. Stanno cercando un Pokémon in particolare. Non possiamo uscire, c'è il lockdown. Sembra essere tornato in zona rossa. Guarda qua. Non si può fare niente. Qui sotto c'è un tizio del Team Rocket. Che però non si vede, c'è il tendone davanti.
Niente, loro stanno cercando il Pokémon, appunto. Guarda, non si può nemmeno andare nel box. Hanno sequestrato il box, ragazzi, ma no. Ah, no, ok, non è che non si può andare nel box, è che non ti fanno andare nel teletrasporto, ok? E non potendo volare con Meloetta, sei effettivamente bloccato qui. Però sembrava essere sequestrato il box. Si può andare solo da questa parte, si può arrivare quindi alla baia di Spiraria. Baia Spiraria, mi sembra si chiama in italiano. A questo punto mandiamo Oshawott davanti e Amphezant, usiamo questa combo. Vai, e sfidiamo queste reclute del Team Rocket. Vediamo un po' cosa stanno facendo, eh. Mark e John. Comandano in campo Rhydon e Cricketune. Beh, sono perfetti per i nostri due Pokémon. Andiamo di surf e andiamo di volo. No, non focussatemi il povero Oshawott. Ecco. One-shottato Rhydon. Entra in campo Mach. Ecco, questo potrebbe essere un problemino invece. Andiamo di gelo raggio su Mach sperando di congelarlo in qualche modo, anche se ne dubito. Dubito che possa accadere. Infatti non è accaduto. A questo punto io sostituirei Oshawott e manderei in campo Crocodile, mentre farei un semplice aerosalto su Yanma. Yanma così se ne va. Gank Shot non ci fa nulla, però ci avvelena. Infame. Infame. Farà un botto di danni con il veleno a casissimo. Andiamo di aerosalto e terremoto. Doppio focus non può resistere in alcun modo. E addio. Hack. Amphezat a livello 45. Crocodile a livello 46. Niente male. Niente male davvero. Oshawott non ti evolverai mai. Allora, andiamo a curarci un attimo i Pokémon che sono stati leggermente colpiti dalle prime due reclute del Team Rocket. Eccoci qui. Un paio di super pozioni e una full heal. Ecco fatto. E si prosegue. Uno contro uno ora, vai. Uno contro il signor Kevin. Kevin in questo periodo natalizio non può che farvi venire in mente un e uno solo personaggio. Dai, ditemelo nei commenti senza che lo dica io. Chi è Kevin in periodo natalizio? Chi lo mette nei commenti vince un cuoricino. Dai, Kevin, signori, Kevin. Allora, aerosalto su Butterfree. E abbiamo sconfitto anche il buon Kevin. Proseguiamo. Salve, altro 1v1. E questo invece è il signor Steve. Steve, ho ancora nella memoria Stranger Things 4, quindi direi che è proprio quello, Steve. Allora, acqua terra, Gastrodon, se non ricordo male, vero? Toccherà a Limanni. È inutile forzare Oshawott qui. Ecco, Heart Power infatti mi ha usato, non è molto efficace. E andiamo di Leaf Blade per one-shottare questo povero Gastrodon. Questa povera Lumacona. Poi Garbodor contro Garbodor, andiamo di Crocodile. Ma comunque non è malaccio la squadra di Ash ad Unima, eh. Non è malaccio. È sicuramente più forte di quella di Kanto, se a Kanto si tengono tutti e tre gli starter. È più forte di quella di Johto, perché a Johto di forte va dentro solo Heracross, parliamoci la verità. Cioè, diciamoci la verità, parliamoci chiaro, va dentro solo Heracross di forte a Johto. O forse me ne dimentico qualcun altro, Noctowl non è così forte. Heracross è forte, i tre starter non sono forti. E poi che aveva ancora lui a Johto? Credo basta. Credo avesse queste, sì. Quindi un po' scarsi aiuto, eh. Allora, sì, mettendo avanti Amphezant. E proseguiamo, che deve farsi il livellino lui. Non un altro passo, ci intima questa recluta Genna. E dai, siamo in periodo, cioè, oddio, siamo in periodo. Sto registrando questo video in periodo, voi lo vedrete un po' dopo.
Ma siamo in periodo mercoledì e dovete sapere che l'attrice che interpreta mercoledì si chiama proprio Jenna. Mercoledì su Netflix, eh? L'attrice. No, dai, mi ha bruciato. Che stronzo. Ok, non lo ucciderò mai così. Facciamone un altro volo. Perché dovete sapere che la bruciatura, ovviamente, come ben sapete, diminuisce anche un botto l'attacco del Pokémon che viene bruciato. Quindi con un altro volo non l'avrei mai ucciso. Poi Golbat. Sì, contro Golbat. Direi di mandare Oshawott. Con un bel geloraggio. Fagli un bel geloraggio in faccia e via. No, mi ha fatto tentennare. Vai, Ice Beam. Ok, un paio di Ice Beam e dovremmo risolvere la faccenda, eh. Sempre se smette di farci tentennare in qualche modo, grazie. Ah, bello rivedere questi vecchi Pokémon, però. Bello rivedere Golbat dopo che le reclute del team Galassia lo spammavano. Vi ricordate le reclute del team Galassia che avevano solo e unicamente Golbat? Almeno queste sono un po' più varie. Andiamo di Full Heal su Unfezant e di Porzioncine. Ecco qua. Su tutti gli altri per rimetterli in sesto. Ora chi c'è? Altre reclute? Sì. Qui non c'è nessuno strumento. Allora, lotta in doppio. Per la lotta in doppio direi di mandare Pignite e Rivanni. Mandiamo loro due. Salve. Affrontiamo questi due ragazzotti. Liam e Colton. Macargo e Nidoking. Avrei preferito mandare Oshawott. Qui Oshawott con un surf avrebbe ucciso tutti. Allora, però adesso dobbiamo aggiustarcela un po' meglio noi. Brick Break su Macargo e Leaf Blade su Nidoking. Potrebbe andare male in realtà. Oh, quasi ucciso con un brutto colpo. Buono, Macargo è andato. E ora tocca a Breloom. Allora, Breloom, andiamo di Heat Crash. Che farà malissimo. E contro Nidoking invece andiamo di Felstinger. Per aumentarci l'attacco sperando che non muoia poi Livanni contro Breloom. Swords Dance? No, grazie. Heat Crash gli fa male ma non abbastanza. E il contrattacco si abbatte su Pignite. Ok, ora però abbiamo Livania più 2, che ucciderà Undur, sicuro. Quindi noi andiamo di Flamethrower su Breloom e Xyzor su Undur. La più 2 lo ammazza, infatti, anche se non è super efficace. Flamethrower su Breloom e l'abbiamo battuta. Buono. E abbiamo sconfitto Liam e Colton. Ecco fatto, Pignite non si può evolvere, come ben sapete. Cosa? Guess I lost this time, ok. Io però volevo curarmi un pochettino Pokémon prima di andare avanti, ovviamente. Ecco fatto, Pignite e Livanni. Hanno fatto una lotta in doppio davvero ottima, complimenti. Perché non è andata davvero bene. Ora lì davanti ho visto Team Rocket, inizierà ancora con Zubat. Se inizia con Zubat, mandiamo Crocodile. Con Sgranocchio, cioè meglio, con Full Play, mi sembra si chiami, sì, l'attacco. Andiamo. Salve Rocket. Non posso crederci. Il moccioso è qui. E con quel Pokémon di cui abbiamo bisogno, quindi loro ci confermano che stanno cercando proprio Meloetta. Oh, questa è la nostra migliore possibilità per farci vedere dal capo. Quindi, per il capo, prendiamo quel Pokémon. Stanno parlando un po' troppo di Giovanni, non è che è proprio lì dietro Giovanni, non è che è qui da qualche parte il Giovannino. Infatti iniziano con Wubat, tipo psicovolante, non si evolve mai quindi il loro Wubat, ok. Andiamo di Full Play. No ragazzi, qua serve Sgranocchio comunque. Assolutamente Sgranocchietto, Full Play troppo debole. Sgranocchio avrebbe one-shottato tutti questi Pokémon qui, tutti li avrebbero one-shottati. Perché allora mi sa che Full Play fa meno danno se. Cioè non è 95 danno di base e in più hai del bonus in base all'attacco del nemico. Hai anche dei malus. Perché
che tolga così poco Crocodile. Anche con l'oggetto, con la stab, con l'oggetto che gli potenzia le mosse di tipo buio, è stranissimo. Vittoria, no, mi sa che non l'hanno capito molto bene. Il boss è riuscito a catturare Meloetta. La vittoria sarà presto nostra. Ah, l'ha presa! No! L'ha presa proprio! Andiamo a riprenderci la figa. Volevo dire. Meloetta. Curiamo Crocodile e andiamo da questa parte. Eccolo lì, Giovanni. At long last, Meloetta. A lungo attesa, credo. Oppure alla fine, Meloetta, sei arrivata. Now awaken Tornadus, Tundurus e Randorus. Cosa? Ora risveglia Tornadus, Tundurus e Randorus. Ma tecnicamente li abbiamo catturati comunque. Ok, so che va così nell'anime, quindi deve andare così anche nel gioco. Però tecnicamente vi ricordo che Tornadus, Tundurus e Randorus noi li abbiamo catturati tutti e tre, siamo andati su Milos Island, li abbiamo frustati a dovere, li abbiamo catturati, quindi se vi siete persi l'episodio andatelo a recuperare, playlist sia in descrizione che nel primo commento, dove trovate tutti gli episodi di Fire Rush in ordine dal 1 fino a questo, qui siamo arrivati, e i successivi che arriveranno. Andiamo a sfidare, eccola lì Meloetta sopra quella sorta di tempio. Sei arrivato troppo tardi. Se pensi che tu possa salvare Meloetta, ho tutti i leggendari sotto il mio controllo. Nessuno mi fermerà, nemmeno tu. Azza. Quindi adesso dobbiamo combattere Landorus, Tandorus e tutti gli altri. Eccolo qua che ritorna Giovanni in gran stile. Contro Persian, eh? Ecco, intanto iniziamo con un bel intimidetta a livello 50 Persian. Shadow Claw non ci fa nulla, mentre noi con Breccia li facciamo malissimo. Power Gem. Nemmeno. Addio Persian, sei molto carino come gattone, ma hai perso. Ed ora tocca a Tornadus. Tornadus è solo di tipo volante. Quindi Pikachu è tutto tuo. Anche se forse avrei potuto mandare Oshawott. Oddio, ma che bella quella forma! Com'è che assumono quella forma? Voi ragazzi che sicuramente lo sapete, scrivetelo nei commenti. Com'è che fanno ad assumere quella forma tipo ad uccello? Beh, intanto andiamo di Thunder Punch. E secchiamolo questo Tornadus. Tra l'altro sono a livello 45, quindi nemmeno così difficile da battere. Meloetta. Non so che tipo possa essere Meloetta, ma forse è Psico? Come vi ho detto, io ho già detto, non ho mai usato Meloetta, non ho mai catturato Meloetta, non ho mai trovato Meloetta nei miei giochi Pokémon. Quindi penso sia tipo Psico, sì, infatti va giù. Addio Meloetta. E Landorus, tipo terra volante. Quindi manderei Oshawott. Oshawott, state ora a buttare giù sia Landorus che Tandorus. No, Tandorus no. Tandorus ci penserà qualcun altro. Tu butta giù Landorus. Super efficace, buono. Un altro surf. Grandissimo Oshawott. Ho sempre creduto in te fin dall'inizio, e adesso mi stai ripagando. Bravo. Ed infine Tandorus, tipo elettro volante. Quindi tecnicamente servirebbe ancora Oshawott in realtà, con gelo raggio. Sarebbe la scelta migliore. Però dato che non abbiamo Oshawott con gelo raggio, manderei Pinite. Oppure anche Crocodile con Frana, effettivamente. Oh, bella sta forma. Sapete che non ho mai visto queste forme io? Mai? Molto carine. Andiamo con Lanciafiamme. Wild Charge. Pure colpo critico. E si è preso anche un bel po' di danno da contraccolpo. Lì sta bene. E mi sa che qui il nostro caro amico Pignit muore. Ma facciamo lo switch in. Sperando che lui usi un attacco di tipo elettrico. Per annullarglielo su Crocodile. Vediamo un po'. No, ha usato Hammer Rem. Tra l'altro super efficace. Però ora la sua velocità si è abbassata, quindi abbiamo tutto il tempo di colpirlo con una Rock Slide e ucciderlo. Sarebbe stato comico se avessimo fallito quella frana. E abbiamo quindi sconfitto il capo del Team Rocket, Giovanni. Come è potuto accadere? Anzi, sconfitto di nuovo il capo del Team Rocket, Giovanni. La missione è stata un fallimento. Dobbiamo andarcene da qui, prima che questo posto collassi. Anzi, prima che questo palazzo collassi. Tutti fuori! E siamo stati rispediti qui, ad Undella Town. A questo punto io andrei a curarmi Pokémon. Ecco, fatto.
Diamoci una curata. Sempre tenersi la squadra bella full, eh? Ecco qui. E andiamo a parlare con Meloetta. Meloetta sembra che voglia venire con te. Vuoi prendere Meloetta? Ma certo che sì. Meloetta, tra l'altro, è tipo un semileggendario, no? Cioè, è raro, non si trova in giro in natura. Diamo un'occhiata a questa Meloetta, anzi a questa Meloetta che abbiamo preso. Ecco qua. Eccola. Altro nuovo Pokémon. Normale psico, ok. Natura Adamant. Quindi pessima natura per lei che punta tutto sull'attacco speciale. Ability Serene Grace. Ok. E poi andiamo di mosse. Acrobazia. Psicoraggio. Echeggia voce, credo sia questo. E U-turn. Ok. Mosse carine. Ci stanno, alla fine è un attaccante speciale. Acrobazia fa male cane. E abbiamo quindi preso anche Meloetta, il cui numero è 648. Andiamo a metterla nel Pokédex, o meglio nel nostro Living Dex, al 648, quindi 36, 42, 48. Eccola qua. Un altro, sì, ma messa, viene, anche nel Pokédex viene messa insieme ai leggendari, quindi immagino che sia una sorta di misterioso di quinta gen. Non proprio un leggendario, ma un misterioso. Veniva rilasciata tramite evento, vero? Da quello che ricordo, dai miei ricordi annebbiati della quinta gen. In ogni caso, comunque, abbiamo questi qui. Forse dovremmo dare a loro lo specchio che abbiamo preso nello scorso episodio per far ritornare alla loro forma base, che potrebbe essere quella che abbiamo visto nel combattimento contro Giovanni. Potrebbe. Allora, sono un po' di episodi che il nostro Living Dex non si espande più di tanto. Abbiamo preso solo Meloetta in questi ultimi tre episodi, credo, no, due episodi, sì. Beh, diciamo che una battuta d'arresto ci stava, dato che abbiamo preso un sacco di Pokémon nel corso degli scorsi episodi. Guardate, un casino ce ne sono. Piano piano lo completerò. Completerò anche il Living Dex di Unima. Detto ciò, quindi, direi che per questo episodio è tutto. Anzi, prima di finire questo video, andrei ad affrontare il percorso 12. Eccoci qui, con un po' di allenatori, dato che abbiamo ancora un po' di tempo in questo video. Allora, sfruttiamolo per ammorbidirci un po' alla prossima parte. Affrontiamo un po' di allenatori qui. Alleniamo il nostro Amphizant, cerchiamo di vedere se sono altri Pokémon selvatici. E nel frattempo, appunto, sconfiggiamo questi allenatori. Mona, va che Mona che sta qua. Allora. Oh, perfetto, Amphizant contro Lilligant, non potevo chiedere di meglio. Air Assalto e addio. Ah, resiste, eh? E mi fa un bordello male con Petalo Danza. Complimenti a Lilligant, non me l'aspettavo. Pensavo avesse molta meno difesa. Oppure il mio Fagiano ad avere poco attacco. Chi lo sa? Chi lo sa? Intanto qui troviamo Rufflet, nuovo Pokémon. Ecco, stavo appunto dicendo che non abbiamo aggiunto nuovi Pokémon nel Dex ultimamente, a parte Meloetta. Ed ecco che spunta fuori Rufflet. Vediamo di prenderlo. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Iglet Pokémon, eccolo qua. Poi diamo una super pozione un attimo al nostro uccellaccio qui, Amphizant. E andiamo a sfidare quest'altra allenatrice. Moira. Orfei, ovvio, questa era facile, dai. Cincinnoet. Ma gli ha dato un soprannome? Cincinnoet? Boh, andiamo di volo. Iperraggio, alla faccia. E niente, noi abbiamo sprecato praticamente il turno di vantaggio. Però andiamo in attacco rapido. Ecco fatto. Ok, abbiamo battuto anche Moira. Altra super pozione in arrivo per il nostro Amphizant, anzi altre due super pozioni in arrivo. E si prosegue. Salve. Prima però c'è un Pokémon selvatico che è un Buizel. Quanto tempo Buizel, eh? Quanto tempo, fuga. Salve. Queste appartengono tutte a questa Flower Garden Troop. Roseardet. Sì, praticamente finisce per et, al posto che finire normalmente. Questo è il vostro modo di riconoscervi, soprannominate i Pokémon in quel modo. Intanto con volo vi disintegro. E siete perfette per allenare il mio Fagiano, quindi vi ringrazio. Ah, qui abbiamo uno strumento che dovremmo andare a prendere in qualche modo. Tecabreak.
Let's talk. Va bene. Fai una pausa, parliamo un po'. Perfetto, Makuhita, per fare una pausa. Perfetto. Prenditi un aerosalto in faccia. Poi, Tyrogyo. Altro aerosalto. Ah, bruciapelo. Va bene, mi farà tentennare. Poi Riolu. Semplice e veloce. Questa allenatrice. Livello 47 per Amphizant, che continuerà a tenere avanti dato che sta portando bene. Salve. Hai bisogno di aiuto? Non credo, sto decimando degli allenatori. Stoutland. Ok, questo tosto. Questo è decisamente piuttosto degli altri. E mi ha fatto anche Intimidate. Cambiamo Pokémon. Mandiamo Crocodile, che a sua volta gli fa Intimidate. Ecco fatto. A Roar. Ok, chi ritiri dentro? Livanni. Mi va benissimo. Mi va benissimo Livanni che ti usa una bella Ixisor. Ecco fatto. E ancora Ixisor, mentre mi ha usato Segugio lui. Giustamente è un cane, però. Non mi sembrava molto utile come mossa. Poi Darmanitan, tipo fuoco. Oshawott è tutto tuo. E andiamo di Surf. Superpower. Questo farà male. Attacco e difesa sono droppati, ma tanto noi usiamo l'attacco speciale, poi usiamo Acqua Getto. Così terminiamo la partita. O meglio, terminiamo la lotta. E infine B-Sharp, tipo acciaio buio, se non sbaglio. Quindi Crocodile è tutto tuo. Ah, dannazione, gli abbiamo aumentato l'attacco. Andiamo di Earthquake, comunque dovremmo shottarlo. Esatto. Ok, fortino questo Ranger, eh? Fortino. Però siamo riusciti comunque a batterlo. Andiamo con una pozioncina su Oshawott e proseguiamo. Allora, salve. Are you entering the Unova League? Stai entrando appunto nella Lega Pokémon di Unova? Assolutamente sì, ma lo faremo tra qualche episodio, non ora. Oh, ed ecco Virgil, questo è un personaggio dell'anime, eh? Andiamo di aerosalto su Umbreon, che ha una difesa molto alta, come vedete. Ancora aerosalto. Flash, ci diminuisce la precisione, ma tanto aerosalto non può mai fallire, quindi te lo prendi in quel posto. È il primo andato, poi Glaceon, tipo ghiaccio, mandiamo finite. Quindi tu hai tutte le evoluzioni di Eevee, o meglio, sei evoluzioni di Eevee. Quindi non possono essere tutte. Qualcuna l'avrai dovuta abbandonare. Hit Crash sul povero Glaceon, schiacciamolo. E non muore, tra l'altro, complimenti a Glaceon. Per la difesa. Ok, Roar, no grazie. Vaporeon, tutto tuo, Livanni. Questo è un ottimo allenamento per i nostri Pokémon, eh? Stanno facendo un bel po' di livelli. Leaf Blade. Allora, Livanni, che attacco che ha. Spaventoso. Eevee, lasciamo Livanni. Ancora Leaf Blade. Espeon, lasciamo Livanni. Però questa volta con Ixisor. Perfetto. Ecco fatto. Ed infine Leafeon. Contro Leafeon mandiamo Amphizant. E era assalto. Ah, però che bella difesa, il signor Leafeon. E abbiamo battuto quindi anche il Ranger Virgil. No, finito, non ti puoi evolvere. I plan on entering as well. Maybe we will get to battle. Attenzione, anche il Ranger Virgil vuole entrare nella Lega Pokémon. E magari combatteremo, dice. Io nel frattempo vado a sfidare gli allenatori che sono rimasti qui. Ecco fatto, diamo una curata veloce ai Pokémon. E sfidiamoli. Beh, ti ho visto. Tempo di lottare, ci dice questo bulletto, Chris.
Ma nel campo Kubchu, bellino lui. Però si prende un bel ritorno in faccia, che fa parecchio male. E addio, Kubchu. Livello 43 per Amphizant. Larvitar, tipo terra. Ma andiamo a Oshawott. E andiamo di surf. Perfetto, non è stato difficile. Qui abbiamo uno strumento da prenderci. Un repellente max, che fa sempre bene. Sempre comodo. Prendiamoci questa anche full heal. E a voi le ho sfidate? No. Ok, mancavano queste due bambine. Siu e Fei che mandano in campo Swoobat e Swoobat. Non sono proprio il massimo da affrontare con questi Pokémon, quindi cambiamo di Vanni. E mandiamo in campo Crocodile. Ecco, diminuisce l'attacco, tanto loro attaccano con l'attacco speciale, mi sa. Non do ritorno, che danno che ha fatto. Era un colpo critico, però che danno. Psichico mi avrebbe fatto malissimo se mi avesse colpito anche l'altro. Ritorno e... No, non voglio cambiare Pokémon. E Fall Play. Oh, niente, ritorno di Sciotta. Fortissimo. Calcolate che anche stab, per quello così forte. A questo punto possiamo uscire da questo percorso, dall'alto, di qua. Tra l'altro c'era un altro allenatore lì sotto che non abbiamo fatto, quindi alta, andiamo a prenderci... Oh, lotta in doppio, non sono un allenatore. Facciamoci anche questa lotta in doppio, super pozione, su Amphizant e su Pignite, perché non so quanti Pokémon possono avere questi. E mandiamo davanti Oshawott. E Pignite, appunto. Oshawott non potrà usare Surf, perché altrimenti Pignite muore. Vediamo come andrà. Vediamo come va questa battaglia. Hanno due Pokémon ciascuno, Soren e Rocco. Va bene. Breviary, bellissimo Breviary tra l'altro, e Drillbull. Drillbur, scusatemi. Allora, userei Gelo Raggio su Breviary e Flame Thrower ancora su Breviary. Facciamo doppio focus su Breviary che si prende danno anche da colpo a colpo. Niente, mi hanno disintegrato subito Oshawott. E il mio gelo raggio che probabilmente l'avrebbe ucciso non è andato a buon segno. Non è andato a segno, anzi. Manderei Crocodile. Ecco, diminuisce un po' l'attacco di questi due. E andrei di Frana. E lanciafiamme su Drillbur. Oh, Godo, bruciato. Forse muore? No, di pochissimo, peccato. Ok, Buizel. Contro Buizel andrei di Brick Break e Brick Break. Due breccia su Buizel, che dovrebbero bastare per ucciderlo. Drill Run, niente. Drillbur trova comunque il modo di quasi uccidere un mio Pokémon. Senza la bruciatura probabilmente me l'avrebbe ammazzato. E infine Corphish. Andiamo ancora di Brick Break e Brick Break. Ecco fatto. E Crocodile è salito a livello 49. Ottimo, così facendo possiamo prendere questo strumento, che è un Max Revive, che non è assolutamente male. E abbiamo completato anche questo percorso, il percorso 12, siamo arrivati a Opelucid City, che sarebbe Boreduopoli. Qui a Boreduopoli però il video finisce per davvero, quindi noi andiamo a curarci i Pokémon. Ecco fatto. Andiamo a sistemare il buon Rufflet 627. Quindi te ne vai. Qui 30, 29, 28, 27. Ecco fatto. E quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e farmi sapere cosa ne pensate voi di questo arco narrativo appunto di Giovanni che ritorna, Meloetta, le tre forze della natura, tutte queste cose che se vi è piaciuto anche nell'anime e se vi è piaciuto come l'hanno rifatto nel videogioco.
Iscrivetevi ovviamente al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Quindi da Glaciosphere è tutto. Al prossimo video!